Siamo in compagnia dei Neri per Caso che oggi presentano il loro ultimo album. Allora, 2.0, appunto, è il titolo dell'album che sicuramente richiama un po' i vostri 20 anni, però magari anche una nuova versione di voi. Quindi, in che modo questa può essere una nuova versione di voi? Bellissimo, anche perché il disco contiene tutte le canzoni che in genere abbiamo cantato dal vivo e non erano mai state registrate, quindi cose che ci appartengono da almeno 20 anni, 25 anni. E 2.0 perché finalmente li abbiamo messi su vinile, anzi magari vinile su supporto CD. su CD, li abbiamo trasferiti e quindi 2.0 ricomincia dal prossimo disco, no? 2.1, la nuova versione, quindi sarà tutto nuovo, tutto diverso e tutto qualcosa già c'è di nuovissimo, Sì, in realtà anche perché è un molto disco che racconta un poco il passato, in quanto abbiamo registrato queste cose che fanno parte del nostro repertorio live e che non avevamo mai inciso, e poi ci sono degli inediti e delle cose nuove proprio, delle cover nuove che abbiamo fatto, anche perché noi siamo molto conosciuti come una cover, più conosciuti come una cover band, no? Quindi abbiamo sperimentato delle cose nuove anche con delle sonorità nuove. quindi c'è Anche proprio per questo c'è tutto. un po' tutto, c'è un po' il passato, il presente e anche Ciò il che verrà. futuro, verso cui andiamo. Negli ultimi tempi Naturalmente la vecchiaia. avete presentato già in televisione, per radio, questo nuovo lavoro, però stasera, che è il giorno in cui ufficialmente esce l'album, siete in un live a Salerno, Sì. che è un po' la città da dove siete Poi partiti. decido. Quindi com'è ripartire da dove siete partiti? Vabbè, è sempre bello, è sempre emozionante. Comunque, quando si canta nella propria città, ha sempre. Io ne approfitto e inizio Quando si a firmare. canta nella propria città, c'è sempre un'emozione diversa, no? Poi in un teatro storico come Poi, questo. comunque, è un teatro molto, molto bello della nostra città, quindi sicuramente. Poi, in questa serata, ha una doppia valenza: un po' perché in realtà combacia col fatto che oggi esce il nostro disco, quindi è anche un pretesto per presentare il nostro nuovo disco. Beh, in generale, comunque, una serata a scopo benefico, proprio per reperire fondi per le mense dei poveri, quindi ha una doppia valenza. Diciamo che forse in un certo senso ha più importanza questo aspetto qua, che è l'aspetto legato all'uscita del nostro disco. In un gruppo di tanti elementi, ognuno ha un ruolo specifico, no? Ognuno ha una sua funzione, diciamo. Per voi come funziona? Come vi gestite? Siamo assolutamente anarchici, l'unico che Io sono almeno quello che ordina la cena. lui è l'unico che almeno ha un ruolo prefissato, oltre a quello di cantare l'arrangiatore, quindi è lui che decide cosa e come cantarlo. E quindi questo è l'unico ruolo. Poi musicalmente l'unico che c'è sempre lo stesso ruolo è Mario, che è il basso. Poi in genere ci intercambiamo. I ruoli poi sono assolutamente anarchie. Anarchia, però poi c'è un produttore che cerca di. Che Che è vi ordina Nello, in qualche modo. esatto, no? Cioè, noi come persone siamo piuttosto. Però poi c'è il Nello che Nello Mambate, ciao, che Nel singolo che è attualmente in rotazione radiofonica, Lune per noi, scritto da Massimo. scritto da Massimo, c'è una, almeno sembra raccontare un amore che comunque impara a durare, no? Quindi da ogni giorno mi avrai dentro di te, resterà un filo di no tra noi che non si spezzerà mai, contro invece quando si allontanano è no e tu ci devi stare. Quindi com'è cambiata la visione dell'amore dalle ragazze a Lune per noi? Beh certo, Le ragazze comunque è una canzone che abbiamo cantato 20 anni fa, eravamo dei ragazzi di 21 anni, quindi ovviamente il rapporto che avevamo con le donne, con le ragazze all'epoca era completamente diverso, no? Era un rapporto che si iniziava a costruire, adesso invece si consolida, quindi questa canzone parla proprio di questo, cioè del fatto che nonostante le difficoltà, nonostante le distanze, che non sono delle distanze proprio necessariamente Fisiche. fisiche, ma delle distanze, anche le distanze mentali, no? In qualche modo poi si cerca sempre comunque di andare avanti, perché se c'è la voglia di stare insieme si cerca sempre di andare avanti. Quindi cambia proprio un po' tutto l'assetto rispetto al Beh, passato. certo. Visto che siamo quasi nel periodo, ripensate mai a Sanremo, magari ritornare a Sanremo, ovviamente anche con una nuova consapevolezza e diversamente da come è stato tanti anni fa? Vi Certo. piacerebbe ritornare a Sanremo? Diciamo che Sanremo per noi rappresenta il nostro talento, no? Adesso ce ne sono tanti, noi avevamo solo quello, quindi ritornare là sarebbe molto, bello
bello ma anche romantico, non so come dire, è un bel posto Sanremo poi tra l'altro, a parte la battuta, chiaro che sarebbe bello ritornare, poi dipende da chi organizza e come, soprattutto se ci si presenta. Ci devi stare, non ti sperare, di recuperare siamo te torno, meglio sparire, non telefonare, per sentirsi dire un'altra volta no. Poter cantare come loro, suonare come loro. Com'è da fan trovarsi ad essere uno dei neri per caso? Io non ci credo. No, è bello, è surreale, no, non ci si crede, io non ci credo ancora. Cioè io tocco l'album nuovo e non riesco a realizzare che ci sono io. No, è bello. Mamma, ma loro sono, non perché ci sono dentro, ma loro sono veramente fantastici. Cioè 20 anni di carriera, ma non se la tirano, sono dei ragazzi umili, mi hanno subito fatto sentire, un sacco. Ma non è vero, mi hanno subito fatto sentire della famiglia, quindi è bellissimo, cioè è come cantare tra amici. Beh, è una cosa bella. Sì. Beh, in questi anni invece voi avete anche fatto altro, nel senso che siete dedicati a progetti autonomi, anche se poi spesso avete continuato a suonare comunque insieme. Come mai invece adesso questo bisogno di questo ritorno in grande? Come... Beh, perché anche se insomma, io penso che sia giusto che nei gruppi ognuno abbia il suo spazio personale. Se continua a stare in piedi il gruppo e ognuno fa... per me sì. E ognuno fa progetti da solista, ad esempio, non fa altro che comunque alimentare il nome del gruppo, no? Il brand lo alimenta comunque, perché comunque uno dei, anche se si presenta solo, lo porta avanti comunque il nome. E per quanto riguarda come dire, l'attenzione al gruppo, quella c'è sempre stata, credo che già i miei colleghi ti abbiano detto che siamo tutti molto neri per caso dipendenti, abbiamo un addiction per i neri per caso, perché insomma, sai cos'è? Che l'abbiamo sempre vissuto come un figlio, sto gruppo. È come, cioè, ma siete cresciuti poi, esatto. Insomma, così. Cioè, ci siamo conosciuti che ancora non avevamo il gruppo, però già cantavamo insieme. E alcuni di noi erano proprio minorenni, cioè con Zalo mi ricordo aveva 16 anni, insomma è iniziata con una cosa proprio di amici che ci riescono, ce la fanno, ecco, cioè, fatta così per noi significa molto, capito? Anche adesso che abbiamo guardato anni. Però è che continuiamo comunque a stare in piedi, cioè per noi è una cosa veramente di nutre la nostra autostima in modo epico, proprio questo punto. Come mai il nome Neri per caso? Come è nato? Diglielo tu, inventa una bugia qualsiasi. Vabbè, io sono 91, non la so questa perché mi viene me la chiedono spesso. Ce ne sono diverse versioni, la versione diciamo... Quella più verosimile. Quella più verosimile, vabbè, un po' c'è la... Un po' che è una favoletta quella di che ci siamo presentati dal produttore, lui ci ha detto perché vi siete vestiti di nero per caso. Quella non è vero. Diciamo che è una favoletta, amici. Edificante, però è una favoletta. Il nome viene un poco da... cioè il nostro primo produttore ci disse che il vecchio nome era un po' cacofonico, anche noi lo pensavamo, e quindi ci propose una sfilza di nomi tra i quali noi scegliamo, insomma il merito è stato anche un po' nostro di aver scelto il nome giusto fra quelli che ce ne stavano alcuni proprio. È vero che c'era anche Cugini di Campania. Di Campania, sì. Bellissimo. Cioè, siamo stati... Neri per caso è bello, è bello, Neri per caso è bello. I neri a metà anche. C'erano i neri a metà. Sì, sì, i Cugini di Campania spaccano. Campania. Aspettare. See me walking down your tender nails.
walking cane here at my gate, taking everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman. Ti aspetta, e scusa, te vado di fretta. Non mi date sempre ragione. Io non so che sono un eroe. E la vita come la vive a me, non ce la vado dai. Io 89. Ogni anno. Mi ricordo ogni giorno dell'89. Io, mi io 91. Ecco, quindi mi ricordo proprio ogni minuto del 9. Ci vuole della vergogna per